una mostra, è una retrospettiva, parte da, se si percorre la mostra in senso orario, parte dai primi quadri. Mio padre in realtà ha iniziato a dipingere nel 65, considerare che questi quadri sono stati fatti in gran parte, lui c'è il mestiere di muratore, poi quando tornava si lavava di corsa, si mette subito a dipingere. E quindi sono quadri fatti dopo un turno di lavoro da muratore, quindi i primi quadri sono, vanno dal 67 i quadri al 98, e i primi quadri sono il colore incerto, la pennellata è poco sicura, però vedrete nel percorso espositivo che c'è una certa evoluzione, soprattutto nell'uso del colore. Ecco, questa evoluzione non è da intendersi come un'evoluzione accademica, perché i pittori naif non conoscono l'accademia, sono pittori che dipingono istintivamente, è solo frutto di un lavoro quasi quotidiano. Qui vedo alcuni vicini di casa di mio padre che sanno che mio padre stava sempre lì in questa stanza a dipingere, loro lo sanno. E quindi se c'è stato un miglioramento nel corso degli anni è dovuto appunto a questo lavoro che lui ha fatto, diciamo, continuamente, lui era diventato ormai la vita sua, veramente. Il obiettivo è dare una risposta convincente a tutte quelle persone, e non sono poi, che mi fermavano, però papà purtroppo non poteva più fare le mose, e che non vedevano più le opere di papà. Dicevo, quando è che ci torni a far vedere le opere? Io spero che con questa esperienza ho dato una risposta discreta, insomma, modesta, però ho fatto il possibile per quelle che erano le mie forze. Ecco, io vi ringrazio tanto. Thank you.